tu poi compari. Comparo dove? Dove capita. Allora, siamo sul campanile di San Pietro, stiamo attendendo la processione delle reliquie di San Camillo. Trattasi di processione di reliquie, quindi abbiamo fatto il consolato con il campo, con la campana grande, questa qua, che ora poi riprenderemo fra un po'. Quando arriveranno le reliquie, io smetterò il consolato e faremo lo scampanio completo. Sebi farà la campana piccola. La campana piccola, che questa qua è un po' squadrata effettivamente. Ah, questo? San Pietro. Sì, sì, sì. Però, ma Sebi, ci stai chiedendo? Ah, posso lo fare? No, si spacca la rete. Ma la rete si rompe. Lei l'apre tutta proprio. Anzi, allora che c'è il coso. Poi? E poi? Poi tu che stai facendo la ripresa, farai questa, diciamo la non la media, perché la menzana è questa è la menzana. Che farò io in doppio. Io sono questa e questo qua. Ah, tu due ne fai? Io due ne faccio. E due è un'arte. Vero? È un'arte non molto diffusa farne due insieme. C'è qualcuno che ce l'ha fatto. Che ce l'ha fatto. E io ho imparato questa. Due, Sabbiotti e Sarore. No, Sarore lo puoi fare a due. Comunque magari sta a fare due arrivola. Lo sapevi fare. E io diciamo che ho imparato. Però ho imparato al contrario, perché mentre in genere si fa, io con la mano destra, non essendo mancino, con la mano destra faccio questo e con la mano sinistra faccio questo. Questo qua ha bisogno di più movimento. Mentre questo qua invece va più. Ma tu che sono il piano dovrebbe venire facile. Eh sì, però con la sinistra viene sempre più difficile, non riesco a coordinare i movimenti per questa è più difficile andare a suonare, questa è più semplice, anche perché qua si riesce. È facile anche perdere il movimento, perché il movimento può deve essere per te, cioè avanti e indietro, non deve ruotare, perché sia pure a questa fase ruota non abbiamo fatto niente, non suonerà mai. Ma cioè non ce la fanno tutti a suonare le campane, va? Ma se dicevo che c'era un sacrista a San Sebastiano, cioè riuscivo a farne tre, due e uno copia. No, vabbè, chissà lo faccio. Sì. Questo veramente. Sappiotti se ce l'avessi fatto fare. Sappiotti la sa fare due, infatti quello che fa le sette chiamate. Sette chiamate in due. Lo stile alla San Sebastiano. Lo stile alla San Sebastiano. Diciamo sì, effettivamente chi detta regola è San Sebastiano, perché sono San Sebastiano che hanno. Ci sono tutti i campanari più. Ci sono le campane più frequentemente. Hanno i numeri più importanti. Anche il tipo di ritmo, diciamo, è alla San Sebastiano, esattamente così. Bene, allora aspettiamo. Il consolato. Oh, vabbè, il consolato. Comunque, il consolato. Anche in Sicilia non è un problema. Non ha. È un consolato, il vero nome è il consolato proprio. È questo qua, si parte con tre colpi: uno, due e tre, poi sempre due, uno e due. Ora lo facciamo vedere. E si finisce sempre con tre colpi. Le scampanate invece, tutte le campane alla San Sebastiano iniziano con tre colpi singoli, don, don, e poi dal terzo colpo in poi c'è tutta la scampanata completa. Di tutte queste tre. È quello che devo fare io, due colpi singoli. Esattamente. Questa invece è diversa, perché queste qua si possono fare dei semplici rintocchi. Non deve seguire un ritmo, mentre tutte le altre devono fare avanti e indietro sempre. Questa invece no, questa qua può fare anche due colpi, tre colpi, quattro colpi. E perché? Perché la campana più grossa è così, questo è il ritmo insomma del che si fa. Invece quando poi si dice di fare la scampanata grossa, allora anche questa qua farà la scampanata grossa molto potente anche. E che ne sapevo io. Ora la banda è partita già? E allora cominciamo un pochettino di consolato. Io per evitare di diventare sordo mi metto con le cuffie e i guanti, perché non ho paura che. Allora, cominciamo col consolato. Consolato. Thank you.
aspetta, vai, vai, guarda, attaccavo, no, allora sta attaccando, no, ho attaccato il rompio, no, no, devo attaccare. Ma io dopo quanti secondi devo partire io? Dopo quanti secondi lui? Poco, poco. 3 secondi. Ma finisci di costruire questa strofa, attacca, ma altrimenti.